In un'epoca a partire dai primi anni 60, per arrivare pressappoco fino alla fine degli anni 70, quindi circa un ventennio, in Italia si è sviluppato un genere cinematografico di grande successo, il western italiano. Ti ricordi al conservato del western italiano? Sergio Leone, ce l'ho nel mio cuore, guarda, il western italiano è solo Sergio Leone. Era per me il più grande regista che ci ha avuto l'Europa, per non dire il mondo, perché ha creato Clint Eastwood, che non era un attore, l'ha fatto diventare uno dei più grandi attori, che oggi a peso suo è il sindaco, il governatore. E Ivan Cliff ieri era un imbiantino che faceva delle semplici particine, e Eli Wallach, che nei sette del gruppo Selvaggio, era uno mischiato là, un messicano, e lui l'ha inventato, questo messicano favoloso, Valentè. Ma bisogna ricordare questi attori dei film western. I film western belli sono rimasti quelli, perché gli altri erano appresso a Sergio Leone per fare i soldi. Il genio è Sergio Leone, perché Leone ha visto qualcosa che gli altri non hanno visto. Per gli americani fare il film western è un genere che si basa sulla loro cultura. La loro cultura è fatta di grandi spazi, della conquista dell'Ovest. Per noi invece è un tipo di favola, cioè la prendevamo come favola. E così l'ha girato Leone, raccontando una storia a lui impressionava moltissimo questo genere da bambino, insomma, raccontato con uno spirito, detto in senso positivo, quella parte così di ludica, di gioco, e questo alla fine ha colpito persino gli americani, insomma. Il personaggio di Django com'è nato? Ma il personaggio di Django nacque un pochettino ispirato ai personaggi giapponesi di Kurosawa, quei suoi samurai. Era un po' in contrapposizione con il personaggio di Clint Eastwood, che era un personaggio di caldo, di calore, di giallo. Il mio era il fango, era freddo, c'aveva una bara dove c'aveva una mitragliatrice dentro. Il nome mi fu suggerito da un famoso chitarrista francese dell'epoca che si chiamava Django Reinhardt. Il tuo primo western è stato? Sette pistole per McGregor. Sono andato a fare questo provino con Franco Giraldi, sono stato preso e così ho iniziato la mia carriera nel cinema western. Quando ci hanno imposto questi nomi americani, mi chiamo Massimo Righi, e dovevamo iniziare questi film western, quindi ci hanno imposto un nome straniero, e allora il mio agente, che era Peppino Perrone allora, siccome somigliavo in quel periodo moltissimo a James Dean, era allora famoso, ci chiamerei Max Dean. Io dissi no, ma chiamami Max Wright, perché Max Wright fa un po' assonanza, allora Righi, Wright, no, lui volle Max Dean perché somigliavo stranamente moltissimo a James Dean, e da allora mi hanno appioppato questo nome. Si lavorava moltissimo, mi ricordo che io facevo circa 7 film all'anno, sarebbe stato un record, non avevo neanche una domenica per riposarmi perché cambiavo da un set all'altro.
quando io arrivai a Roma dopo un paio d'anni, cominciai a dire ai vari produttori, quando cominciai a lavorare, diciamo, no? Facciamo un western. E tutti mi dicevano, guarda, siamo un popolo di santi, di navigatori, di eroi, ma non saremo mai capaci di fare un western. Ma guarda che io l'ho visto fare e si può. Western italiana ha avuto successo e anche perché dietro la macchina da presa riuscivano a sedere delle persone che avevano anche un minimo di ironia e l'ironia aiutava questo genere che era che appunto si differenziava da quello americano perché non era preso troppo sul serio.